Allora, prima di tutto è un onore essere qui a fare queste due opere. Il Berretto Sonalli sarà la prima assoluta, quindi è anche una responsabilità molto grande, stando qui a Catania, vicino a dove è nato Pirandello. Spero andrà benissimo. Sono due opere molto diverse, molto belle. La Lupa è un'opera con grandissima forza, un'opera con tantissimo cuore. Il mio ruolo è molto impegnativo, molto difficile anche in questa situazione attuale dove ci sono questi tanti femminicidi che non devono succedere di più, e questo anche facciamo inciso in questa opera. Beh, dal punto di vista musicale sono due opere che molto impegnative, che abbiamo dovuto studiare tantissimo. È uno stile totalmente diverso a quello che io sono abituato a fare, Verdi, Puccini, ma sono sicuro che andrà benissimo perché abbiamo fatto un lavoro molto curato. Col maestro Carminati abbiamo fatto un lavoro quasi musicale di tutti i giorni, rivedendole tutte le parti, e con il maestro Livermore siamo entrati il più dentro possibile dei due personaggi, di tutti i personaggi, e credo che sarà un lavoro bellissimo. Beh, il personaggio di Ciampa è un personaggio veramente pazzesco perché, diciamo, nella prosa è uno, nella letteratura della prosa, è uno dei capisaldi e quindi l'hanno interpretato dei grandissimi attori. Io l'ultima volta che l'ho visto con Sebastiano Lomonaco a Genova. E non pensavo mai che avrei avuto la fortuna di poterlo fare in musica, che è una cosa straordinaria perché la musica, diciamo, seppure condiziona sotto il profilo dell'attenzione, ci sono molte cose in più alle quali bisogna pensare, però c'è un grande aiuto emozionale che è suggerito proprio dal canto, quindi le pause teatrali, diciamo, sono scritte proprio nello spartito, per cui è per me un onore incredibile farlo poi a Catania, e quindi avere questo dittico Pirandello Verga sulla Sicilia, penso che sia una cosa straordinaria perché i linguaggi sono universali, però l'ambientazione è proprio siciliana e quindi io sono veramente, veramente felice di questo debutto. Abbiamo fatto un lavoro anche insieme al regista, ma ancora prima al compositore, al librettista e al direttore d'orchestra. Abbiamo fatto un lavoro di costruzione dell'interpretazione e quindi ho potuto, diciamo, dare un taglio assolutamente personale perché, come abbiamo visto, è, tra virgolette, liberamente tratto dal Berretto a Sonagli, quindi il mio personaggio alla fine viene trasformato in un personaggio molto più forte, molto più temuto, socialmente temuto, e che soprattutto condiziona le relazioni fra le persone. Quindi credo che si sia aggiunto quel carattere tipicamente baritonale del personaggio forte e anche con una certa personalità e anche un po' di aggressività. Io lavoro benissimo col maestro Carminati perché credo che sia veramente uno dei migliori direttori a livello mondiale per il repertorio, non solo italiano, però questa per me è una grande fortuna. Siamo nelle mani di un bravissimo regista perché Davide Livermore è un grandissimo regista e stiamo eseguendo la musica di Marco Tutino che è sicuramente il più grande compositore vivente. Diciamo proprio della nostra generazione, di quello che abbiamo la fortuna di vivere.